Riscaldare il metallo. Come funziona? Vediamolo insieme qui su Dungeons & Cutsage. Salve ragazzi e bentornati su Dungeons & Cutsage. Oggi parlo dell'incantesimo riscaldare il metallo. Perché ne parlo? Perché è uno degli incantesimi più discussi online, in quanto non è facilissimo da interpretare. Premetto che è un incantesimo fortissimo, fortissimo. Usato nel momento giusto, dall'incantatore giusto, ebbene ragazzi, fa tanti di quei danni in una maniera impressionante e allucinante. Ma, come dicevo, si può un po' fraintendere. È un po' complicato perché nascono domande, adesso noi diamo risposta a tutto. Prima di farlo voglio ringraziare Relic e Nyx con cui ho fatto pochi secondi fa appunto una consulenza, perché prima di registrare alcune cose cerco di parlarne con altri. Abbiamo una bellissima community, vi invito a farne parte su Discord, su Telegram, tutti i link sono in descrizione. Appunto dicevo loro, ma è giusto così? Leggiamo, abbiamo letto le Sage Advice, cosa dice Jeremy Crawford, abbiamo visto online, abbiamo fatto una piccola ricerca, adesso eccomi qua a fare il video. Quindi vi spiego definitivamente come funziona questo incantesimo e perché dovreste prenderlo. Allora, prima di tutto, riscaldare il metallo. Trasmutazione di secondo livello, un incantesimo di secondo livello, quindi incantatori puri dal terzo livello in poi. Gittata 18 metri, dal punto in cui siete entro 18 metri potete bersagliare chi volete. Componenti, verbale, somatica, quindi occhio, e materiale, quindi focus, somatica, voce, ok? Ora, durata, concentrazione fino a un minuto. Occhio sulla concentrazione, ragazzi, fino a un minuto, perché adesso ne parliamo per bene. Allora, l'incantatore sceglie un oggetto artificiale di metallo, come un'arma di metallo o un'armatura di metallo, media o pesante, situata entro gittata e che sia in grado di vedere. Ok? Quindi io scelgo un'arma o un'armatura, media o pesante. Lo dice medio pesante, perché? Perché molti dicono, lo uso sulle borchie dell'armatura, borchiate. No, non ha effetto. O armatura media o armatura pesante, che ha diretto contatto con. Ok? Quindi evitiamo le cose. Ci sta però. No, in questo caso no, lo dice. Quell'oggetto diventa incandescente. Ok? Quindi l'arma di metallo o l'armatura di metallo, quindi media o pesante. Dunque, ogni creatura a contatto fisico, e questa diventa incandescente, qui diventa rossa, ok? Ogni creatura a contatto fisico con l'oggetto subisce 2 di 8 danni da fuoco quando l'incantesimo viene lanciato. Quindi, nel momento in cui... Occhio ragazzi, vi spiego proprio come funziona l'incantesimo. Nel momento in cui io casto a riscaldare il metallo, ad esempio sulla spada di Tizio, quello piglia 2 di 8 di danni. Boom! Diretto. Diretto. Lo casto, pigli i danni. L'ho castato, pigli i danni. Subito. Non c'è tiro per colpire, non c'è tiro salvezza. Il danno è immediato, è come dardo incantato ragazzi. Lo vedete? Fum, danno. Ok? Questo è un primo punto. Alcuni pensano, magari li piglio dopo che ho fatto il tiro salvezza, devo fare un tiro salvezza per evitare o per dimezzare. No, il danno è diretto. Ok, ragazzi? È così. Andiamo avanti. Finché l'incantesimo non termina, l'incantatore, quindi chi ha castato l'incantesimo, può usare un'azione bonus a ogni suo turno successivo per infliggere di nuovo quei danni. Quindi al mio turno te lo casto. Turno dopo... Come azione bonus te lo ricasto. Ricordo che è concentrazione, quindi ragazzi, occhio se ne castate altre, se no annullate questo. Però, se faccio altro, casto un trucchetto, altre cose che non ha concentrazione, e poi azione bonus ti ricasto i danni. Fighissimo, ok? Però, che succede? Io magari ho sta spada in mano, o magari ho sta armatura su cui l'hai castata, dipende su cosa l'hai castata. Andiamo a leggere il secondo punto, che è quello più controverso, è quello su cui ci sono interpretazioni, cose. Io stesso... All'inizio dicevo, aspetta, ma come funziona? Meno male che c'è internet, meno male che ci sono gli altri con cui confrontarsi, quindi ragazzi, confrontatevi sempre. E si trova sempre una soluzione, ci si corregge, ci si migliora a vicenda. Quindi,
Leggiamo. Se una creatura indossa o impugna l'oggetto e ne subisce i danni, quella creatura deve fare un tiro salvezza su Costituzione. Oppure lasciar cadere l'oggetto, se può. Fermiamoci qua. L'analizziamo punto per punto. Se impugno o indosso l'oggetto, facciamo primo esempio è la spada. Io ho una spada. Se impugno l'oggetto, o faccio il tiro salvezza su Costituzione, o lo faccio, cioè tento di resistere, in quel caso, cioè o tento di resistere o lo lascio cadere. Io ho la scelta. Nel momento in cui me lo castano, sull'arma ad esempio, io posso scegliere se tentare di resistere al calore o se lasciarla andare, ok? Se scelgo di lasciarla andare, sono disarmato, ok? Lascio cadere la spada. I danni li prendo lo stesso. I danni li prendo lo stesso, ok ragazzi? Questo voglio che sia chiaro. Prendo lo stesso i danni, ma la lascio cadere, ok? Questo deve essere chiaro, i danni li prendo lo stesso. Perché è il punto di prima, ok? Non si annulla il punto di prima. Te l'ho castato, pigli i danni. Per quel momento ti bruci. Però se vuoi lo lascio cadere. Oppure posso fare il tiro salvezza su Costituzione. Che cosa comporta? Che se non lo lascio cadere, dico voglio tentare di resistere perché sono forte, perché non sento caldo, che è? Se lo fallisco, io avrò svantaggio ai tiri per colpire e alle prove di caratteristica fino all'inizio del turno successivo dell'incantatore, ok? Fino a quando non tocca di nuovo all'incantatore, io ho svantaggio ai tiri per colpire e alle prove di caratteristica, ok? Perché sono distratto da sta cosa che mi sta bruciando e che ho deciso di tenere in mano e ho fallito il tiro salvezza. Se l'avessi superato, stop. Superato il tiro salvezza? Stop, sono a posto, ok? Quindi, la spada, o la lascio cadere, a posto, stop, ok? Ma se decido di tentare di resistere, devo fare il tiro salvezza su Costituzione. Lo supero, non ho svantaggi vari. Non lo supero, svantaggi tiri per colpire e le prove di caratteristica fino alla fine del turno dell'incantatore. Se ho un'armatura, che succede? Perché non è che dico, oh scusa, scotto clunch. No, non funziona così ovviamente. Ciao Pode, lo so che mi farai di nuovo un meme, però per dire, non è tipo mettere a spuntare, cioè a smontare le cose dall'armatura, non puoi, ok? Perché ci vogliono magari 10 minuti, 5 minuti per toglierselo, un macello. Che cosa succede? Non puoi lasciar cadere l'oggetto, è un'armatura, magari in metallo, e quindi cosa fai? Tiro salvezza su Costituzione. L'hai superato? Non hai svantaggi. L'hai fallito? Fino all'inizio del prossimo turno dell'incantatore avrai svantaggi tiri per colpire e tiri salvezza. Scusate, tiri per colpire e prove di caratteristica, non i tiri salvezza. Non i tiri salvezza, scusate. Ora, fin qua pare essere tutto chiaro. È semplicissimo. Lo casto? Perfetto. Te l'ho castato, ti pigli i danni, poi lo puoi lasciar cadere? Sì, lo lasci cadere? Non lo so, forse sì, sì. Non puoi o non vuoi, tiro salvezza, ok? Se l'hai fallito, prendi la cosa la cosa secondaria, e cioè subisci svantaggi tiri per colpire alle prove di caratteristiche. Se lo superi, tutto a posto, ok? Avete capito fin qua? Dove sta il macello? La cosa che ti fa dire, ma non capisco. Ma se io sono l'incantatore, ti casto riscaldare il metallo. Tu lo casto sulla tua armatura. Magari ovviamente la casto sulla tua armatura perché il mio scopo è farti danno, ok? La casto sull'armatura. Tiro salvezza, fallito. Hai pure svantaggio. Tocca di nuovo a me. Tocca di nuovo a me. Se ti ricasto l'incantesimo senza usare lo slot, cioè se uso di nuovo la mia azione bonus, che succede? È lì la domanda. Rifai il tiro salvezza? Non lo deve rifare perché l'ha già magari fallito prima? Oppure prima l'ha superato, adesso ti vale anche per dopo? Come funziona? E meno male che c'è The Just in Cazzi, cioè, ragazzi. Dunque, leggiamo insieme. Secondo punto. Se una creatura indossa o impugna l'oggetto e ne subisce i danni, deve fare il tiro salvezza.
cosa significa? Che ogni turno in cui l'incantatore applica il danno, cioè azione bonus, oppure nel momento in cui la casta all'inizio e poi azione, ogni volta che ti applica il danno, tu devi rifare il tiro salvezza. Ecco la risposta. Di cui sono voluto essere certo, di cui ho detto, vediamo le altre domande, cerchiamole in inglese, cerchiamo altrove, è così. Per questo è un incantesimo fortissimo, ragazzi, ricapitolandolo. Io casto riscaldare il metallo magari sulla tua armatura, ok? Ti pigli 2d8, perché l'ho castato, stop, tu ti pigli 2d8, punto. Poi, che fai, le lasci cadere? Non puoi, tiro salvezza su costituzione. L'hai fallito? Hai svantaggio, tiri per colpire e prove di caratteristica fino all'inizio del mio prossimo turno. Tocca di nuovo a me, azione bonus. Ti riapplico i danni. Tu puoi lasciarlo cadere? No? Ok. Tiro salvezza su costituzione. L'hai fallito? Di nuovo svantaggio, eccetera, eccetera. Più ovviamente i 2d8 di danno. Danno, danno. Quindi il danno te lo pigli. Poi vediamo se ti pigli l'effetto secondario. Avete capito, ragazzi, perché è così forte? Come si fa, quindi, a contrastare un incantatore con riscaldare il metallo? L'unico modo, consiglio di Jeremy Crawford, è interrompete la concentrazione all'incantatore, fatelo svenire, uccidetelo, fatelo diventare privo di sensi, non lo so, fategli tanto danno, così tanto che non supera il tiro salvezza per la concentrazione. Il punto, questo è l'unico modo, ragazzi, ma se un incantatore vi casta riscaldare il metallo, siete fregati. Rispondo a un paio di domande. La prima: manico della mia spada in realtà non è di ferro, in realtà ci sta una parte... No, è un'arma, stop, è un'arma con una parte in metallo, boom. Hai la spada lunga? Te lo pigli. Hai una spada corta? Te lo pigli. Hai una alabarda? Te lo pigli. Ragazzi, è fatta apposta. È fatta apposta, il calore si conduce, si trasmette, è normale, ragazzi. Infatti non è che ti dice una spada lunga una cosa, eccetera, eccetera, ma un oggetto artificiale di metallo, come un'arma di metallo o un'armatura di metallo, media o pesante. Non dobbiamo giocare sul pelo, ragazzi, ok? È un cast, un incantesimo di secondo livello. E non dice, però l'impugnatura, a dire il vero, l'ho fatta in modo tale che no. È un'arma in metallo? Pigli il danno. A meno che non è un randello, un pezzo di legno. Ok. È un'arma in metallo? Puoi aver foderato l'impugnatura come vuoi. La domanda che vi dovreste porre è: se io sono un fabbro e sto incendiando una spada, la tengo dal manico? Perché se la sto tenendo dal manico mentre quella è incandescente, beh, è un altro discorso. Io dubito che il fabbro si mette e la tiene dal manico, mentre in realtà è, cioè, non lo so, poi dipende a quanti gradi, non me ne intendo. Però qua lo dice, ti casta quello, arriva fino alla mano. Quindi non giochiamo sul pelo, ragazzi, è giusto, ok? Quindi, ragazzi, ecco perché questo incantesimo è così forte. Pigli il danno in automatico, indipendentemente dal tiro salvezza. Che l'hai superato, che l'hai fallito, che lasci cadere l'arma, tu ti pigli il danno. Stop. E ad ogni turno dell'incantatore, finché rimane concentrato, quello come azione bonus ti rifà il danno. Ok? Questo è molto importante. Quindi, altra domanda a cui voglio rispondere. Se tu, nel momento in cui mi fai il danno, e io lo fai, hai scelto la mia spada e la lascio cadere subito nel momento in cui tu la casti, il danno me lo piglio? Sì, ti pigli comunque il danno lo prendi, poi non devi fare tiri di salvezza perché hai buttato l'arma, ma il danno te lo pigli comunque. Questo è molto importante, ok ragazzi, perché lo dice proprio qui nella regola. Se leggete si evince tutto quanto, va letta più volte, va saputa leggere anche, ma ve l'ho spiegata io, quindi fatto. Ragazzi, stop. Non c'è più nulla da dire su questo incantesimo, spero di avervi tolto ogni dubbio. Questo era riscaldare il metallo. Fatemi sapere quali incantesimi secondo voi sono difficili o fighi da portare, che ci faccio tutte le ricerche e ve li spiego, ok? Detto questo, io vi ringrazio, vi invito a far parte della nostra community, tutti i link sono in descrizione. Grazie Relic, grazie Nyx e alla prossima qui su Dungeons and Cutsage.